Bentornati su Sky TG24, live in Firenze, ed è naturalmente subito riconoscibile dalla meraviglia del Salone dei 500 in cui siamo, Palazzo Vecchio, cuore di Firenze, e proseguiamo con un ministro, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e la ringraziamo per essere qui. E preferisce essere chiamata ministro o ministra? Ah, uguale, indifferente. Va bene, allora andiamo con ministro. E qualcuno mi ha detto che un po' di propensione a usare ministro c'è rispetto al ministro. Ripeto, indifferente. Benissimo. Allora, ministro, abbiamo intitolato questa edizione del Live In qui a Firenze alle sfide del presente, un presente che è a metà tra la fine della pandemia, che speriamo sia irreversibile, la ripresa. Qualcuno parla di rinascimento, visto che siamo a Firenze, ma insomma ci accontentiamo di una buona ripartenza. La sfida del presente, vista dai suoi occhi dal Viminale, qual è? La sfida del presente non può che essere una sfida globale, che è quella dell'immigrazione, che coinvolge tutti i paesi senza differenza di continenti, e lo stiamo vedendo in questo periodo, visto che l'Italia è uno dei paesi di primo ingresso, e come gli altri paesi del Mediterraneo siamo sotto pressione, e speriamo davvero che la sfida venga raccolta dall'Europa con una presenza più concreta, e bene fa sperare oggi l'incontro che ha avuto il nostro presidente Draghi al Consiglio europeo. Ecco, c'è stato il Consiglio europeo, se ne è discusso nella giornata di ieri, qualcuno ha fatto notare che se ne è parlato per poco meno di 10 minuti di un tema così importante, il segno forse che non sono ancora maturi i tempi per un accordo complessivo su tutte le materie. In ogni caso, Premier Draghi è uscito soddisfatto da questo vertice. Io ascolterei insieme a lei proprio un passaggio della conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Ascoltiamo. No, il mio obiettivo non era ottenere un accordo sui ricollocamenti. Tutto quello che avevo visto nei giorni e nelle settimane passate mi diceva che sarebbe stato prematuro avere un accordo per noi conveniente. È chiaro che è possibile avere un accordo in ogni istante, ma deve essere un accordo che abbia della convenienza, che sia nell'interesse italiano. Ministro, dunque, un accordo, dice il Presidente del Consiglio, era possibile, ma rischiava di essere peggio dello status quo. Ma questo accordo che l'Italia cerca da tempo sul ricollocamento dei migranti, secondo lei quando potrà arrivare? Allora, io credo che l'accordo sui ricollocamenti, noi stiamo andando avanti con le trattative da un po' di tempo con Francia e Germania, si parla di una redistribuzione del 30% per paese, però è ovvio che va visto l'accordo nel suo complesso, e quindi non deve essere un accordo a saldo negativo per l'Italia. Su questo ci stiamo lavorando, ma la vera sfida non è sì la ricollocazione, ma certamente una parte minimale, perché la vera sfida è il senso di responsabilità che l'Europa ha dimostrato, perché il presidente Draghi l'ha detto chiaramente, proprio perché una sfida è complicata, però bisogna affrontare la questione con molto pragmatismo, e il fatto che sia stato messo all'ordine del giorno un argomento così complesso e ci sia certamente una possibilità concreta che nel piano che poi verrà approvato nell'autunno ci siano degli interventi precisi per i paesi terzi, di questo devo dire che è un grande risultato. Quindi che se ne parli, e se ne parli con la concretezza che poi vedremo nel prossimo autunno.
nessuno. C'è chi dice che bisogna aspettare almeno il voto in Germania per fare qualche passo in avanti. Il problema è che tra tutti i paesi europei le elezioni ci sono di continuo, quindi se bisogna aspettare dobbiamo dire una cosa, che l'immigrazione è comunque un argomento sensibile. È ovvio che noi siamo davanti alle elezioni a settembre in Germania, l'anno prossimo ci sarà in Francia, quindi non si può negare che questo viene a incidere poi sulla trattativa generale, perché ogni paese vorrebbe ottenere, diciamo, l'aspetto che più di interesse con immediatezza, ma quello che è più di interesse per un paese può essere che non è, anzi certamente non è di interesse per l'Italia, quindi bisogna trovare, come in tutte le trattative, bisogna trovare il giusto equilibrio. Si insiste molto negli ultimi mesi, e anche lo si è fatto a Bruxelles in queste ore, sull'azione esterna, sul contenimento, diciamo, alle porte dell'Europa. Sono arrivati nuovi soldi per la Turchia, che tiene milioni di profughi. Arriveranno altri soldi per i paesi africani. Le chiedo se questa è una buona notizia, e le chiedo poi della Libia, che poi è il fronte principale per noi, forse assieme alla Tunisia. Insieme alla Tunisia sicuramente. Allora, il fronte esterno della migrazione è certamente il fronte più importante per noi, perché si tratta di dare degli interventi concreti ai paesi terzi, perché la migrazione esiste perché coloro che vengono con i flussi migratori sono persone che evidentemente non hanno una possibilità di vita dignitosa nel proprio paese. Allora l'Europa deve intervenire con delle risorse per sollevare la Libia, la Tunisia, ma anche il sud della Libia, il Sahel, per cercare di aiutare quei paesi, l'economia di quei paesi. Indirettamente e conseguentemente poi si hanno dei riflessi, si possono avere dei riflessi sui numeri delle migrazioni, che purtroppo in questi primi 6 mesi hanno visto un aumento notevole rispetto allo scorso anno. Gli sbarchi sono triplicati rispetto all'anno scorso, che però è stato un anno di blocco complessivo della circolazione. L'anno scorso? Diciamo che comunque i numeri che superavano le centinaia di migliaia di pochi anni fa, 2016-2017, sono lontani. Lei si sentirebbe di definire comunque quella dell'immigrazione in queste settimane, in questi mesi, per l'estate che arriva, un'emergenza o un fenomeno gestibile per l'Italia? Guardi, io le dico che oggi sono 19.000 arrivi circa in Italia. Noi quando arrivano a Lampedusa e ne arrivano tante volte insieme anche 2.000 e veniamo presi di mira perché l'hotspot è pieno, ma se ti arrivano in autonomia è ovvio che non è che puoi rimandarli indietro, cioè questo vorrei che si comprendesse, e quindi ci sta il tempo di fare tutte le procedure, lo screening di sicurezza sanitario, per poi cercare di sistemarli nel modo più opportuno per fargli fare la quarantena. Io devo dire che quando arrivano, nonostante grandi numeri, noi abbiamo una struttura che funziona molto bene, tant'è che nel giro di 2-3 giorni riusciamo a liberare. Ora infatti per ora lo considera un fenomeno. Ora a Lampedusa non c'è nessuno, quindi parlare di emergenza mi pare esagerato, perché vuol dire non ricordare i numeri degli anni addietro, quando noi arrivavamo anche a 200.000 all'anno. Certamente non dobbiamo pensare a quei numeri, perché neanche noi possiamo pensare che tutti vengano in Italia o nei paesi di primo, diciamo, approdo nel Mediterraneo, ed è per quello che noi chiediamo una condivisione da parte dell'Europa, affrontare l'argomento con pragmatismo come si sta facendo ora, e arriveremo sicuramente, come è stato fatto per la Turchia, che tra l'altro vorrei dire che anche dalla Turchia arrivano, sia noi abbiamo la rotta balcanica, abbiamo anche la rotta da via del mare, già quest'anno dalla Turchia ne sono arrivati molto di più dell'anno scorso, siamo già più di 2.000 e l'anno scorso erano 200 dalla Turchia. Quindi, Ministro, voglio ho tanti temi che voglio affrontare con lei, ma prima di passare, lasciare il tema dell'immigrazione, in qualche modo volevo chiederle del rispetto dei diritti umani in Libia. Sappiamo che non farli partire ci aiuta poi
rispetto a una gestione sul nostro territorio, ma c'è anche il problema di situazioni ben oltre il rischio per i diritti umani, violazioni aperte e gravissime. Come se ne esce? Allora, io sono andata in Libia da poco, ho parlato sia con Dbeibah, il ministro dell'interno, il capo dello Stato, però loro ci hanno detto: anche noi siamo un paese di transito, aiutateci, e noi stiamo aiutandoli anche facendo quelli che sono i corridoi umanitari. Noi abbiamo fatto un corridoio umanitario dalla Libia per 500 persone, proprio di recente abbiamo sottoscritto con la comunità di Sant'Egidio, la Chiesa Valdese, quindi noi ci stiamo muovendo cercando di aiutare soprattutto la migrazione legale. E come si aiuta? I corridoi umanitari e anche il decreto flussi, che dovrebbe essere un decreto flussi con numeri molto più importanti, in modo da prendere davvero quelle che sono le professionalità che servono e farli arrivare regolarmente. Voglio parlare di alcuni casi che coinvolgono degli stranieri che però erano in Italia, anzi magari in Italia da molti anni, e purtroppo coinvolti in fatti gravissimi. Uno è Adil Belakdim, sindacalista di origini marocchine, che è stato, lo sappiamo, investito giusto una settimana fa da un camion mentre protestava contro le condizioni di lavoro della logistica davvero ai limiti dell'umano. Che tipo di reazione le ha provocato? È un fatto gravissimo questo che è successo, perché purtroppo anche nella logistica, soprattutto in questo momento, ci sono grandi problemi dovuti anche evidentemente a quelle che sono le condizioni del contratto che vengono posti in essere. Questo, devo dire, crea poi una situazione di tensione tra i dipendenti, ma quello che è successo è assolutamente di una gravità inaudita, tant'è che con il ministro del lavoro ci siamo sentiti più volte e verrà attivato un tavolo proprio per affrontare insieme queste situazioni. Chiaramente questo è un episodio, ma guardando più complessivamente la situazione del mondo del lavoro, la situazione sociale, lei un anno fa disse: c'è il rischio concreto di un autunno caldo. Ora ci prepariamo a un'estate e a un autunno che speriamo, innanzitutto perché siamo molte persone sono vaccinate, sarà diverso. Vede ancora questo rischio di autunno caldo? Perché è vero che sul piano della pandemia dovrebbe andare meglio, ma è anche vero che proprio per quello alcune tutele, penso alla fine del blocco dei licenziamenti, verranno meno, quindi l'economia tornerà a viaggiare senza alcune costrizioni. Quello che dice lei è assolutamente vero, certamente andiamo in un periodo che ci vede più sereni dal lato pandemia, perché la vaccinazione ormai ha preso piede e siamo quasi tutti vaccinati, ma cioè almeno 30 milioni di vaccini sono stati fatti, però il problema anche del blocco dei licenziamenti, quello credo che la mediazione che è stata trovata tra fine giugno e ottobre, grandi aziende e piccole aziende, può essere, spero che vada bene. So che già ora ci sono delle, per esempio, manifestazioni, proprio in questo momento in cui stiamo parlando a Genova ci stanno dei dipendenti dell'Ilva che sono sotto la prefettura, stanno manifestando, quindi occorre che le garanzie per i lavoratori ci siano, che siano gli ammortizzatori sociali, che sia la cassa integrazione, perché il rischio, sicuramente viene tenuto in considerazione, perché noi dobbiamo evitare il rischio di quello che io paventavo della bomba sociale, perché il governo in quello deve attivarsi immediatamente, ma è quello che sta facendo. Senta, Ministro, a proposito di scontro sociale su tutt'altro tavolo, ma comunque che sembra abbastanza profondo, ha coinvolto negli ultimi giorni anche in prima persona la Chiesa, oltre che le forze sociali, la società civile e le forze politiche. C'è un DDL intitolato a Zan, al deputato del PD che ha portato avanti questo progetto alla Camera, che è al Senato e che è oggetto di una forte contesa. Secondo lei
Può esserci lo spazio per una mediazione, si può arrivare ad una soluzione che scongiuri questo scontro che pure c'è stato nelle ultime settimane? O... Guardi, io anche leggendo i giornali di oggi, sentendo come stanno andando le cose, vedo che il clima si sta rasserenando su questo aspetto, nel senso che certamente c'è stato un intervento da parte del Vaticano. Io penso che la mediazione anche su questi aspetti così delicati ci debba essere e il dialogo sia necessario. Io butterei acqua sul fuoco perché ritengo che due stati devono dialogare e quindi anche ascoltare casomai le ragioni degli altri, se c'è da fare qualche chiarimento, perché non è che hanno chiesto di non portare avanti un provvedimento che invece è ritenuto importante. Evidentemente dei chiarimenti su alcuni aspetti possono essere anche valutati con animo sereno, diciamo, come in tutte le cose quando ci sta una discussione su argomenti importanti. Ministro, purtroppo la riporto su un altro caso di cronaca terribile che riguarda Saman Abbas, una ragazza di origine pakistana che è scomparsa ormai da 2 mesi, sembra davvero difficile che sia ancora in vita, vittima di regole, di un impianto sociale e, come dire, di valori molto lontano dal nostro, anche se un po' di anni fa anche da noi c'erano i matrimoni forzati. Che riflessione si sente di fare? Lei ha detto dobbiamo fare di tutto per aiutare. Allora io dico che noi abbiamo firmato la convenzione di Istanbul tra i primi stati, dico anche che noi il fenomeno l'abbiamo sempre seguito e io vedendo anche i dati che mi ha dato la polizia criminale, da quando abbiamo noi diciamo portato avanti il codice rosso parlo di maggio 2019, la polizia criminale mi dà 24 casi di questo genere, cioè di matrimoni combinati. Certamente un numero sottodimensionato, perché molto avviene all'interno delle mura domestiche e quindi non emerge tutto come invece è avvenuto in tutta, quando poi una ragazza si ribella, ecco, succede quello che succede. È una questione di cultura e noi quello dobbiamo fare tanto anche nelle scuole, secondo me, perché questi ragazzi di seconda, terza generazione che frequentano le nostre scuole e quindi che poi evidentemente cresciuti in un paese democratico quale l'Italia, poi ne prendono i lati positivi, ma si scontrano in famiglia con una famiglia casomai che è rimasta legata a principi che non sono più quelli attuali. E allora qua ci vuole davvero un coinvolgimento anche della società civile e da parte della scuola per far anche integrare gli stessi genitori, perché non è possibile che una ragazza vada a scuola e casomai i genitori non vanno mai nella scuola anche per rendersi conto di quali sono le condizioni Ministro, siamo quasi in conclusione. Lei parla di scuola, di integrazione. A me viene in mente un provvedimento che si era portato in Parlamento, poi ci si è fermati qualche tempo fa. L'abbiamo chiamato Ius Soli, temperato, Ius Culture, insomma dare una mano ai ragazzi che sostanzialmente sono italiani a diventare cittadini italiani. Ora non è possibile. È secondo lei il tempo di riprovarci? Guardi, già l'altra qualche tempo fa c'era questo provvedimento con un Ius Soli temperato e si è bloccato. Ci vogliono le condizioni politiche per poterlo fare, quindi secondo me è certamente una valutazione da fare, perché l'Italia è andata avanti nel frattempo. Noi siamo un paese dove ci sono tanti migranti, ma parlo di quelli che sono integrati, che vivono in Italia e quindi di ragazzi casomai nati in Italia. Occorre però trovare il giusto contemperamento tra le varie esigenze politiche. E quindi non so se è questo il momento per farlo in questa legislatura dove abbiamo tanti problemi ancora sospesi, però me lo auguro. Ministro, la ringrazio, è stato un piacere averle ospite qui in questo meraviglioso salone su Sky TG24 Live In. Live In continua dopo la pubblicità e vi lasciamo dopo aver ascoltato il ministro Lamorgese e naturalmente restate con noi.